A Montemurro continuano gli eventi nell'ambito della terza edizione del Furor Sinisgalli. 6 giornate in un calendario che si concluderà nel mese di dicembre, promosso dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli. 8 grandi eventi dedicati alla cultura nel nome del poeta ingegnere di Montemurro. E a Montemurro è arrivato anche Alessandro Quasimodo, figlio del grande poeta premio Nobel, che ha avuto modo di raccontare a 100 studenti dell'ultimo anno degli istituti superiori della Basilicata il Novecento e suo padre. Molto alto della bellezza estetica soprattutto. Io sono un esteta, per cui la bellezza mi colpisce sempre, dal quadro all'oggetto, alla persona. E la statua, tutto quello che in qualche modo mi incanta, mi nutre, e per cui è sempre legato a una creatività dal mio punto di vista, anche nel lavoro che faccio, perché io faccio l'attore, faccio teatro, e quindi chiaramente c'è sempre una partenza estetica, qualcosa che stimola un'idea. E parte sempre da qualcosa che in ogni modo ti ha colpito, soprattutto in senso positivo. In Italia. Per cui uno comincia a lavorarci, ecco, su un'idea e poi cuce insieme magari un testo in cui si radunano vari scrittori, vari. Ecco, i miei spettacoli ultimamente sono più che altro dei patchwork, nel senso che non avendo la possibilità di fare spettacoli come ho fatto in passato, di regie su opere di Torquato Tasso, di Alfieri, di D'Annunzio, eccetera, perché non ci sono più i finanziamenti, bisogna trovare il modo, anche essere soli, fare un recital, una cosa, mettendo insieme, però ci vuole una base, un'idea di fondo, non so, ecco, quindi non so, i poeti e la luna, una cosa che ho fatto, oppure i poeti e il vino, un tema che riunisca, per dire, dai greci fino ad oggi, tutti quelli che hanno scritto sulla luna, sul vino. Qual è il grande tema? Siamo a Montemurro, ovviamente parliamo di Sinisgalli e non solo. Qual è il grande tema sinisgalliano oggi che potrebbe essere attualizzato nel 2014? Ma io credo che ci siano varie possibilità, insomma, vari canali, insomma, perché lui è stato un uomo di grande cultura, eclettico, per cui un poeta, ma un matematico, un ingegnere, insomma, si è occupato di molte cose, quindi anche parlando proprio di lui, la domanda sulla bellezza e sull'estetica credo che sia molto importante. Ecco. Ci ha dato delle risposte lui stesso? In effetti sì, infatti questa sua cosa, lui disegnava, dipingeva, scriveva, collaborava a riviste scientifiche, quindi era veramente un uomo, diciamo, del Rinascimento, il Rinascimento italiano, poteva essere, ecco, anche appunto alla corte di Lorenzo il Magnifico. Oggi le corti non ci sono più e quindi è stato un'anima importante, un animatore di cultura in tutte le sue varie sfaccettature, per cui è difficile in qualche modo collocarlo in un solo settore, ecco. Leonardo Sinisgalli era il poeta delle due muse, capace di far convivere poesia e tecnica, ricerca umanistica e ricerca scientifica. Questo binomio è stato snocciolato ancora una volta nel corso di un convegno al quale hanno partecipato diversi rappresentanti del mondo istituzionale, scientifico, universitario, che si sono confrontati sul connubio tra bellezza e creatività come voci del vero riscatto. Nel corso del convegno è stato anche presentato il volume La civiltà del miracolo, un'antologia curata da Gianitalo Boschi, Liliana Curcio e Pietro Anastasi del Centro Pristem della Bocconi, con il contributo della Fondazione Sinisgalli. La bellezza e la creatività, semplicemente, quali sono le voci del riscatto? Assolutamente, sono proprio la bellezza e la creatività, nel senso che non c'è riscatto senza bellezza e creatività. In pratica Leonardo Sinisgalli sosteneva la necessità di realizzare oggetti che avessero anche una funzione estetica. L'utilità della funzione estetica diventa anche un valore economico, in un momento economicamente triste come questo potrebbe essere una soluzione.
Prima con Alessandro Quasimodo si parlava di rinascimento, un po' Sinisgalli ha rappresentato, anche se in un'altra epoca, una sorta di rinascimento. Quanto è difficile oggi avere un rinascimento da un punto di vista culturale qui in Italia? Non è assolutamente facile, la situazione è drammatica, ma credo che vada riscoperto l'ottimismo, anche una dimensione ludica degli oggetti e delle attività economiche e produttive. Se non si crea una nuova simbiosi tra cultura e industria diventa difficile pensare all'invenzione, ai brevetti, all'innovazione. Sono elementi fondamentali, senza di essa secondo me non può esserci riscatto. Presidente, bellezza e creatività, come si dirà stasera, sono le voci del riscatto del nuovo rinascimento italiano, però in Basilicata, non solo qui a Montemurro, come si concretizza un progetto culturale basato, ovviamente ispirato a Sinisgalli, con una sorta di vero sviluppo? Ma innanzitutto penso che bellezza e creatività sono l'idea di pensare la Basilicata e di pensarsi Basilicata, ed è un'idea moderna, perché prima ancora di immaginare programmi e prima ancora di mettere in campo strumenti a sostegno dello sviluppo bisogna avere una mentalità ed una cultura che mette insieme bellezza e creatività. La bellezza perché siamo quelli e nessuno ci può negare di essere questi, cioè di essere belli, di essere una regione ancora che ha una forte spinta naturale, una straordinaria storia, tradizione che io credo può essere portata nel mondo come elemento di diversità. E poi la creatività, perché non basta avere risposte vecchie a problemi vecchi. La creatività è un modo di immaginare di e sentirsi regione nel mondo e soprattutto anche a problemi vecchi, infrastrutture, ritardi di sviluppo, devi immaginare cose nuove, diverse, che stanno al passo coi tempi. Quindi penso che questo modo di pensare, un modo sinisgalliano, può aiutare a interpretare un po' la fase che viviamo e anche a costruire risposte più adeguate del tempo nuovo. Stiamo quasi arrivando, no, a Matera 2019, ovviamente alla scelta della capitale europea della cultura. Sinisgalli, in questo caso Montemurro, quanto può pesare, quanto potrebbe pesare in questa scelta? Io penso tantissimo, perché Sinisgalli ha rappresentato un Lucano nel mondo. E di Sinisgalli è stata apprezzata la sua modernità, la sua capacità, la sua creatività. Io penso che questo è il tratto più forte, il tratto migliore della Basilicata, e non con quell'idea come di farsi apprezzare, e mi si consentirà, alcune volte anche pietire per una condizione storica, atavica, che nel tempo si è vissuta di miseria, ma invece per provare a presentare la Basilicata anche con quella Basilicata che ha dentro la sua storia tratti di straordinaria modernità. Non si tratta di contrapporre Levi e Sinisgalli, per essere ancora più chiari, e tuttavia però si tratta di far emergere ancora di più Sinisgalli come figura, che al pari di Levi, per le diversità ovviamente che ciascuno di questi autori ha, può rappresentare nel mondo, perché Sinisgalli è stato un poeta, è stato un ingegnere, è stato anche l'uomo che è riuscito a mettere non solo insieme bellezza e creatività, ma anima e meccanica, tecnica e poesia, e io credo che questa è la Basilicata del futuro.